Giuseppe Conte je po spodletelem poskusu oblikovanja vlade vrnil mandat za sestavo nove italijanske vlade in svojo odločitev pojasnil zgolj z vljudno zahvalo za podporo in zagotovilom, da je storil vse, kar je lahko. Vi posso assicurare di avere profuso il massimo sforzo, la massima attenzione per adempiere a questo compito e vi posso assicurare di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato. Veliko bolj neposredna sta bila voditelja gibanja Pet Zvest in Skrajno Desne lige, ki sta želela oblikovati vladno koalicijo. Ves trud z oblikovanjem vlade je izguba časa, če o ministrih ne odločajo tisti, ki jih je izvolilo ljudstvo, sta prepričana Luigi Di Maio in Matteo Salvini. Il problema è che le agenzie di rating in tutta Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'economia, che gli investitori erano preoccupati in tutta Europa. E quindi ha detto no, il governo non parte, tutta la vita! Per niente, facciamo un governo tecnico. No. E io mi domando se siamo in democrazia. Italijanski predsednik Sergio Mattarella odgovarja, da 81-letni Paolo Savona ni primeren kandidat za gospodarskega ministra. Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma, un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Mattarella se je že danes sestal s Kalom Kotareljem, nekdanjim uslužbencem Mednarodnega denarnega sklada, in mu ponudil mandat za sestavo tehnične vlade, ki naj bi Italijo vodila do predčasnih volitev. Conto di presentare in tempi molto stretti, la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che, in caso di fiducia, includa l'approvazione della legge di bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. Vodja italijanskega gibanja Pet Zvest Luigi Di Maio je sicer že v nedeljo zahteval uvedbo postopka za odstavitev predsednika republike Sergia Mattarelle, kar pomeni, da se lahko italijanska politična kriza še bolj zaplete in zavleče.